Tutto in ordine? Ci siamo? Gli haters sono un problema di tutti. Del resto, non ti fai 500 milioni di amici senza farti qualche nemico. Per questo, il nostro demotivatore ha trovato la soluzione a questo problema. Buona visione! Tu sei un fallito, non sei abbastanza intelligente. Probabilmente non hai nemmeno la terza media. Smettila di scrivere a mia sorella. No, amici, non sto parlando di voi. Questi sono solo alcuni dei commenti che ho ricevuto che minano la mia estrema professionalità ed onestà. Oggi parliamo di haters, detti anche infami. Ricevo moltissimi complimenti per il mio lavoro. Giampa, grazie a te ho trovato l'amore della mia vita. Giampa, grazie ai tuoi consigli sono ora leader di me stesso e mi sono subito messo in ferie. Good job, man. Purtroppo ci sono sempre quei due o tre infami che devono rovinare il sogno. Leggo testualmente. Giampa infame, per te solo le lame. Da Giacomo Zà. Giacomo, ma sei tu? Ma perché fai così? Ma non siamo un team incredibile? Giampa, ti ho dato 1.000 euro, mi hai detto che me ne avresti dati 10.000 col tuo Giacomo, i cavalli sono così, i cavalli sono così. Non è mica matematica che vai, scommetti e vinci. Ma hai detto che li avresti investiti in una startup innovativa, investimento sicuro. Startup, startup è il nome del cavallo, Giacomo. Ma perché mi hai preso Warren Buffett? Ma non vedi la fatica che faccio ogni giorno per guadagnare due breccole? Ma scusa, ma vacci tu la prossima volta a scommettere, no? Vacci tu, travestito da donna per non farti riconoscere dai ceceni che sennò ti spaccano le gambe. Ingrato, ecco cosa sei. Tre modi, tre facile, super easy per sconfiggere gli haters. Punto numero uno, se non puoi sconfiggerli, unisciti a loro. Devi autocommentarti e insultarti di modo che gli haters non abbiano più niente da dire su di te. Per questo ho denunciato tutti i miei crimini alla polizia. Così divento io il mio primo hater di me stesso e non avrò più problemi. Ma Giacomo, ma quante volte te lo devo dire? Noi dobbiamo dire delle balle alla gente. Sveglia! Io sono stato 14 mesi lì dentro. In quell'inferno io non ci torno. Sono da sdraiato, mi ci devono portare. Poi mi chiedete sempre: Giampa, ma da dove vieni? Chi sei? Che lavoro fai? Lasciate che vi dica questa semplice cosa. Io, cari miei signori, ero ad Harvard quando è stato inventato Facebook. Voglio raccontarvi una storia. Una sera ero nel mio dormitorio. Sento bussare alla porta ed entra proprio lui, Mark Zuckerberg. Entra e mi fa: Giampaolo, ti prego, aiutami tu. Ho tra le mani quest'idea, un social network per connettere le persone. L'ho interrotto subito e gli ho detto: Mark, non me ne frega un cazzo dei tuoi codici di merda da nerd. Dimmi dove hai messo la marijuana, ora che voglio farmi come un drago. E boom! E boom cosa? Quindi? Quindi ho fumato tutta la marijuana, così Mark ha potuto inventare Facebook invece di drogarsi. Ma non potevi rimanere sobrio e magari adesso mi ridavi 1.000 euro con qualche quota di Facebook? Ma Giacomo, ma tu non hai capito forse il livello dell'erba che girava ad Harvard? Cioè, wow, dinamite! Anzi, fammi fare un bel salto indietro nel tempo, va? Back to the future. Com'era? Giacomo, ci sei? Stiamo registrando. Punto numero 2. Ragazzi, basta, dai. A scrivere, commentare. Basta, no, dai. Possiamo tutti vivere in pace e armonia. Cos'è che vi dico sempre io? Cos'è che vi dico sempre? Don't worry about the things, 'cause every little thing is gonna be alright. C'è una canzone di Bob Marley. Ma Jack, ma siamo tutti Bob. Minchia Giacomo, ma ti ricordi 10 anni fa quando sognavamo di aprire un ciringhito a Lugano? Diciamo ci conosciamo da un paio di mesi, lo vogliamo essere da un paio di mesi. Uff, mamma mia, perché devi sempre fare così? Non abbiamo neanche un ricordo insieme. Sto lavorando con uno sconosciuto. Mi sono ridotto. Giacomo, avevi ragione tu. Di cosa? Accendi tutto. Accendi tutto che devo dire una cosa importante. È già tutto acceso. Lo dico adesso. Ma vi rendete conto di cosa state facendo? Di cosa stiamo facendo? Mi ci metto in mezzo pure io. Chiusi nelle nostre stanze dalla mattina alla sera per fare dei video sponsorizzati su Facebook per accumulare che cosa? 4 like. Ma vi rendete conto che abbiamo perso la nostra identità? Che l'identità digitale è diventata di gran lunga più importante della nostra vera identità? Non conosciamo più il piacere di stare con un amico. Probabilmente non abbiamo neanche più un amico vero. Non conosciamo più l'imbarazzo, quello bello, di chiedere a una ragazza di uscire fuori a cena, perché il massimo dell'intimità che abbiamo oggi è un messaggio su WhatsApp.
Io la prima cosa che faccio al mattino quando mi sveglio è controllare le notifiche di Facebook, le notifiche di Instagram. Ma quanto ci vuole ancora per capire che i social network hanno il controllo delle nostre vite? Io non ce la faccio più. Noi non ce la facciamo più. Forse avete ragione, miei cari haters. Questo corso che faccio non serve a niente. Questi video non servono a niente. Lo so io cosa dobbiamo fare. Dobbiamo riappropriarci delle nostre vite. Per questo, a 399 euro, solo per voi, vi presento il mio nuovo corso Come riappropriarsi della propria vita. Boom! Back in town, bitch! Se passate un sacco di tempo allo smartphone quando siete in bagno, vi invito a guardare il primo episodio del demotivatore qui. Se invece, come me, preferite il cartaceo, potete iscrivervi al canale qui e guardarvi dopo tutti i video che volete.